Luigi Bruno, grande stilista e couturier, ha sfilato questa sera nell'eleganza, ma per una buona causa. Luigi, la tua presenza qui al Gran Galà delle Margherite. Mi sento coinvolto in quanto ho avuto un parente molto vicino che anni fa ha avuto questo male. Ed era mio padre, avevo solo 17 anni, per cui ho assistito giorno dopo giorno ciò che significa, e vedere persone che danno tanto per essere a domicilio presso queste persone, a parte la grande umanità, ci vuole veramente un coraggio enorme, perché vedere persone che soffrono, stare lì e essere impotente, ma gli puoi dare solo amore e calore, per cui io sono coinvolto per tutte le cose umanitarie, lo sai benissimo, ma per questa mi sentivo proprio di non sarei venuto a piedi nudi. Qui eri proprio in prima linea, Luigi, grazie, non sapevo di questa tua storia, è stato molto bello che tu abbia scelto di raccontarla a Liberi TV. Facciamo un passetto indietro, Luigi Bruno ormai uno stilista d'alta moda che si sta proponendo all'estero e sta avendo grande successo all'estero. Recenti le tue sfilate alla settimana della moda a Dubai, ci racconti qualcosa? Inaspettato il successo di Dubai, devo dirti, forse uno dei miei difetti, qualcuno dice che è un pregio, è l'umiltà, quindi non gli dai mai il giusto valore. Andando lì a Dubai come unico italiano, lo sai, per questa manifestazione, il successo è arrivato subito. Da lì mi hanno chiesto 3 sfilate, il 2 maggio riparto e forse incrociamo le dita, un progetto veramente grande. E diciamo che ci rafforza anche il Made in Italy, quindi a parte la bravura del Luigi Bruno che mi hanno additato, io penso che il vero Made in Italy sia una marcia in più, per cui approfitto dicendo valorizziamo il Made in Italy e diamo spazio ai veri talenti, che ne abbiamo tanti, un po' più meritocrazia e meno spintarelle. Luigi, sei diventato bravissimo anche proprio nell'esposizione, sempre di più, sempre più internazionale. Qualcuno però, so che stasera anche davanti alle nostre telecamere ti ha tirato le orecchie, dice sì, va bene, sfili nella capitale, sfili a Dubai, ma quando torni a sfilare a Napoli? Guarda che ti dico un aneddoto e poi stop. No, mi piace. Ero un ragazzetto, all'età di 12-13 anni, passavo sempre fuori all'Hotel Excelsior, a delle vetrate grandi a Napoli. Io mi arrampicavo a vedere queste sfilate e dicevo un giorno sfilerò. All'età di 27 anni la mia sfilata importante è stata all'Hotel Excelsior, per cui io non dimenticherò mai Napoli, invitatemi e ci sarò. Stupendo, grazie Luigi Bruno, sei veramente grande. Grazie Camilla.